È appena iniziata Ischia Plaianum. Ischia, ovvero Fabrizio Esposito. Ora i gialloblu recuperano il pallone a Bello. Il pallone per Trani, il gol. L'Ischia in vantaggio 1-0, ha segnato Gigio Trani. Visto già nelle prime due partite, nonostante sia comunque presto. Ancora il pallone in mezzo, questa volta Biloncino Monti non è riuscito ad agganciarla. Poi il portiere non trattiene, c'è il gol di Rubino, 2-0, convalidato il gol. Non c'è la posizione irregolare, ha segnato Rubino. Milone Monte manda a riscaldare i primi due giocatori, uno e Trani. Attenzione perché ha pareggiato il subito il colpo di testa in una zona di campo dove però era ben posizionato il Chiaiano. Attenzione adesso a Gigio Trani, l'accelerata, Gigio Trani, 3-1. È appena iniziato il secondo tempo di Ischia-Chiaiano. Opzione tattica alternativa, qui pallone nello spazio per Rubino e Gigio Trani, non seguono in due, alla fine va Rubino che è sul fondo, pallone arretrato per Gigio Trani, ancora Trani, il tiro di punta, poi Rubino, il gol, 4-1. E allora doppietta anche per lui, doppietta di Gigio Trani, doppietta di... Attenzione qui a Castagna che recupera il pallone, diventa un 2 contro 2, velocissimo Gigio Trani, pallone per lui, ancora Gigio Trani, scarta il portiere, Gigio Trani, eccola qui la tripletta. E allora lo confermiamo, è il Gigio Trani dei... ...in tempo reale, perché è finita 2-2 al Patalano, quindi il Procida in virtù dello 0-0... Attenzione a Di Meglio, c'è spazio per lui, ci mette la firma Di Meglio! Arriva il triplice fischio dell'arbitro esattamente al 45esimo. L'Ischia si qualifica per il secondo turno.